Una cerimonia ridotta a causa delle norme anticontagio si è tenuta questa mattina in occasione della giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, in ricordo dell'armistizio firmato a Villa Giusti il 4 novembre del 1918, che pose fine alla Prima Guerra Mondiale. Una corona di fiori è stata posata nel sacrario dei caduti di tutte le guerre, sotto le arcate di Palazzo Gotico, in Piazza Cavalli. Erano presenti il prefetto Daniela Lupo, il sindaco Patrizia Barbieri, il generale Sergio Santamaria e il generale Raffaele Campus. Un omaggio al sacrificio e al ruolo dell'esercito e dei corpi militari italiani in tempo di guerra, ma anche in tempo di pace. Proprio come a quei tempi, siamo di fronte a una sfida dolorosa, ha detto il prefetto Daniela Lupo. Tanti morti, allora mamme e nonne che hanno perso i familiari senza poterli abbracciare. Questa pandemia ci ha riportato il dolore straziante di chi non ha potuto assistere i propri cari. Per superare queste grandi tragedie, dice il prefetto, è fondamentale restare uniti, oggi come allora.